Bene ragazzi, qui Dida di Combat Dream Machine. Quindi ho provato fuori dal video a parlare con lui a proposito della pagina di minaccia che aveva ricevuto Victor Eleven, ma dice che non ci capisce un cazzo. Quindi secondo me dobbiamo metterla a posto in qualche modo. Ho visto infatti fuori sempre dal video che le lettere si possono muovere, quindi cerchiamo di capire. Ultimo avvertimento, so che cosa hai fatto, ho le prove. I have me what? Sto coso è strano però, ci mancano le... Ah, eccolo infatti. Five me what I want for... Ah, ok, face. Quindi, oh, give me what I want or face the consequence. Ok. Ultimo avvertimento, so che cosa hai fatto, ho le prove, dammi quello che voglio o affronta le conseguenze. Wow, adesso sì che c'è davvero la prova che c'è una cospirazione a bordo. È per questo che è sparito? Boh, vediamo un po' cosa ha da dire lui. Dove l'hai trovato? Tra quelle cose di Victor Eleven? L'hai visto prima? No? Non sapevo fosse invischiato in roba simile, ma questo spiega molto. Tipo, l'estorsione è una cosa pericolosa in cui essere coinvolti. Sembra che fosse in qualcosa che non potesse gestire. E basta, però. Ok. Adesso facciamola vedere a quest'uomo che mi ricordo, adesso mi ricordo, prima me l'ho dimenticato, aveva detto che dovevamo dimostrare che c'era una cospirazione a bordo. Quindi qualcuno era vittima di estorsione. Che cosa te lo fa dire? Ho trovato questa nota, fammela vedere, tieni. Ecco qua, questa è la prova, Victor Eleven era quindi la vittima, o non poteva pagare o non qualunque altra cosa volessero da lui, non gliela poteva dare, quindi lo hanno fatto scomparire. Victor Eleven, era lui che stava facendo l'estorsione, non lui la vittima, oh mio Dio, colpo di scena, perché la nota era nascosta tra le sue cose ma non era ancora intera. È vero, giusto. E l'ho anche trovata con un coltello, con uno scalpello, è vero, giusto. E per chi pensi che fosse intesa questa lettera? Non lo so, ma so che adesso di te mi posso fidare. Ora sai che c'è molto più di quello che sembra agli occhi, bene. Quindi che cosa gli possiamo dire però? Niente, quanto lo conosceva bene, se voleva abbandonare la nave. No, qua non c'è niente di che però. Però queste cose ne abbiamo già parlato nelle scorse parti. Che cosa sai della estorsione? Non pensavo che Victor Eleven fosse coinvolto. Niente, ok. Però lui di tutto ciò non sa un cazzo, però. E questo comunque è un particolare interessante. Tu, invece, che cosa mi dici? Dove l'hai trovata? No, vabbè, questo qua mi ripete ancora come l'hai trovata. Dove? Ok. Io però sapete cosa farei? Andrei a parlarne con il boss, o meglio con l'assistente, con il rappresentante del boss, perché è una cosa grossa, non credo di potermela gestire così da solo. Guardi un po' qua, perché no? Fagliela vedere, perché no? Fagliela vedere. Oh, vorrei dire che cosa ho trovato, che cosa hai trovato? Allora, Victor Eleven ha bisticciato con Victor 7 prima di scomparire. Ok, dovrò dirlo al capitano, io ora sono di terza classe, vai. Poi, Victor Eleven ha incontrato qualcuno prima della sua scomparsa. Chiunque l'abbia incontrato, allora, ok. Comunque devo andarlo a scoprire, siamo in seconda classe già. Il barista ha detto che Victor Eleven non era abbastanza ubriaco per cadere giù, e ho trovato questa nota, che è la cosa più importante. Ok, devo andare a dire al capitano, sono di prima classe, vai. So chi è dietro la sparizione, è stato... Oddio! No, non lo so ancora, non lo so ancora. Che cos'è che devo fare? Parla con gli altri, esamina, controlla, magari ha lasciato qualcosa. Merda. Forse ragazzi, credo di aver scoperto come fare il Bloody Mary, guardate. Allora, se andiamo nel Bloody Mary, intanto, no, ho sbagliato un sacco, intanto ho scoperto che si può guardare da qua. Si può fare da qua, e già sta cosa mi è nuova. Comunque, allora, dobbiamo, prima il vermouth, quindi vermouth, mettiamolo.
Poi il gin, dov'è? Poi il gin. Poi il pomodoro che facciamo dopo. Dov'è lo shaker? Eccolo qua. Scusate se non posso vedere, ma io nella barra sopra c'ho la barra di action che mi dice che sto facendo il video. Quindi io qua sopra non vedo un cazzo, mi devo basare sui nomi sotto. Il limone qua. Il Worcester, che dovrebbe essere esatto quello lì. Qua. E ora per il pomodoro. Oh no! Era già pieno di qualcosa. Vaffanculo, svuotalo. Dove cazzo è lo shaker? Eccolo qua. Svuotalo. E vi faccio vedere come andiamo a mettere il Bloody Mary. Ferisciti. Ouch. Fatto. Ecco qua, abbiamo il sangue. Quindi andiamo a mettere il vermouth. Dov'è lo shaker? Qua. Il gin nello shaker. Il sangue nello shaker. La salsa piccante nello shaker. Il limone nello shaker. E questa qua nello shaker. Fatto? Sì, ce l'ho fatta. Ok, guarda, guarda cosa ho creato, guarda. Ce l'ho fatta. Manca la presentazione, ma noi abbiamo l'ombrellino. Voilà. E ora com'è? Direi che è davvero buono. Segnate nel mio. Ok, mandalo al ponte e speriamo per il meglio. No, ci vado io, sto cazzo. Ok. Senta lei, ho fatto il suo drink, ecco, tenga. No, allora glielo devo mandare tramite il Gollum assetato di vagina, cioè questo coso qua. Ok, quindi voilà. Bene, però prima facciamo che salvo, perché non voglio fare casini. Ok, voilà. E lo mandiamo a chi? No, rimettilo, solo che non vedo i tasti, spostati. Al bridge, ok. Progressi! Benissimo, 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 fatto. L'ho mandato, sì, l'ho appena fatto, grazie. Adesso dobbiamo solo aspettare e vedere se approva. Ecco il tuo premio. Ok, questo è quello che disegnava ieri Victor Eleven. Ah beh, allora c'è altro che possiamo fare. Ci hanno detto che erano simili a frequenze radio, quindi torniamo nella cabina 1, che è la nostra, e dovrebbe esserci una radio. Eccola qua, infatti. La cabina rispecchia davvero perfettamente la 2, però sento ancora che ci sia qualcosa di diverso. Vediamo, qua c'è la radio, ecco cos'è. C'è la radio che manca nella cabina 2, mi chiedo cosa possa significare. Attenzione, se manca la radio nella 2, lui ha fatto delle cose radio, potrebbe essere quindi coinvolto nella spedizione il suo compagno di stanza. Qua c'era un'altra radio, ho visto. Ed eccola, ce n'è una in ogni cabina. Ce n'è una in ognuna tranne che nella cabina 2. Vediamo lui cosa mi dice a tal proposito. Sai qualcosa su una radio scomparsa? No, aspetta, ho perso il dialogo. Ho perso il primo pezzo. Ok. L'ha nascosta Victor Eleven. Mi ha detto che se fosse successo qualcosa dovrei andare a cercarla. Mi avrebbe portato alla scoperta che aveva fatto. Che tipo di scoperta? Non lo so. Non sono ancora stato capace a trovarla. Perché dovrebbe voler nascondere una radio? E non voleva che cadesse nelle mani sbagliate. Perché? Non lo so. Ricordatevi comunque sempre che siamo all'interno di un sogno. Nel sogno altrui. Quindi noi ci stiamo aggirando nel sogno di un altro parlando. È qualcosa di incredibile. Dove posso trovarla? Ha uno scompartimento segreto sotto il lavandino nella cabina 2. Ah, proprio così me l'ha detto. Ok. Se sai come ascoltare ti porterà qualcosa di grande. Ok. Dice che vabbè, assume i segnali. No, niente di strano. Ok, ma tanto perché quello che ci importa già noi lo sappiamo. Ovvero che c'è uno scompartimento segreto sotto il lavandino nella cabina 2. Quindi andiamo. Oh, che cazzo, chi è adesso questo? Chi è? Chi sei? Chi sei tu? Victor 9, Victor 9, sei nuovo? Sì, signore, sì. Benvenuto a bordo, cadetto, grazie, molto gentile.
Mi ti sei dimenticato di chiamarmi Sir, è una violazione del codice. Grazie per avermi corretto, non me lo dimenticherò più. Va tutto bene, basta che non te lo scordi più. Che cosa fai qui? Sto controllando la porta, perché? Che cosa c'è che non va? Non posso dirlo. Non lo sai e non me lo vuoi dire. Non lo so. Controlla la porta e non far entrare nessuno, è tutto ciò che mi è stato detto. Ma qualunque cosa stanno facendo, sta facendo un sacco di rumore. Chi c'è dentro? Non lo so. Due membri della sicurezza hanno dei badge diversi da noi. What? Mi fai entrare? Per ordine del capitano non ti è permesso entrare a questo punto. Io sono un tuo superiore, ti ordino di farmi entrare. Per ordine del capitano, stai zitto. E per il prima era nel reparto bagagli, ok. Va bene, ok, c'è questo tizio adesso, quindi. Hai incontrato il capitano, com'è fatta? È vero che dorme solo un'ora al giorno, devo andare, ciao, ciao. Come cazzo faccio a entrare adesso? Aiuto, aiuto, sì, signora maestra, aiuto, aiuto, io non so entrare. C'è la radio che è scomparsa, è strano. Unicamente doveva avere una radio. Continua a investigare. Ma diglielo che non ti fanno entrare. Perché nella tua cabina manca la radio? Ah sì? Non ci ho fatto caso. Questo è molto strano comunque, eh? Ah, il Pike ha detto che l'ha visto girare con la radio cercando di muovere, tipo di cercare il segnale e quant'altro. È molto sospetto lui comunque, eh? Ed Servant. Comunque, amico che mi hai detto che è sotto il letto lì, è sotto il lavandino, non posso entrare. No, non posso parlarne con loro. Secondo me la colpa comunque è sua, perché è davvero sospetto lui, ma davvero tanto. Allora, ho visto che bisogna fare delle cose, ma non so esattamente, con il badge. Bisogna farlo con lo scalpello, vedete, si taglia, poi riattaccarlo, ma come numero 9. E poi rimettermelo. Quindi ora c'è il numero, lui è il numero 9, e anche io. Capite? Quindi ora c'è uno scambio di persone, possiamo parlare con, ad esempio, lui, e ci scambierà per il 9. Infatti, Victor 9, che c'è? Le tue istruzioni sono di stare alla guardia della cabina 2. Oddio, possiamo dire delle cose al posto di del tizio 9, oddio. Di al capitano che ha delle belle non so cosa sia. Comunque tipo delle belle tette. Voglio portarmela nella mia cabina, if you know what I mean. Adesso ti farò report per questa cosa. Ah sì, va bene, fallo. E intanto noi ce lo togliamo. Ce lo rimettiamo, immagino, come sei. E voilà, 6. E vediamo adesso cosa accade. Ora, in teoria, no, niente, questo qua non fa niente. Se vuoi sbalzare di qualcuno, potreste accusarli di violazione del codice. C'era anche scritto Rucus, però, per un secondo, Vabbè, basta parlare, lo abbiamo già fatto, abbiamo già fatto casino, abbiamo fatto insultare a lui la tizia, e infatti, allarme, infatti. Victor 9, vai subito a fare rapporto, vai subito a fare rapporto, cosa? Ma che cosa ho fatto? Non me lo meritavo, e noi possiamo entrare, chi cazzo ci sarà qua dentro che stava facendo casino? Lo sapremo nella prossima.